Il nuovo articolo 9, che per molti giuristi cambia poco perché dicono in fondo l'ambiente lo tutelavamo anche prima, è in realtà una grossa novità per due ragioni. La prima è che per la prima volta entra l'ambiente in Costituzione come bene dell'umanità, non come bell'ambiente italiano, né come ambiente salubre per chi vive intorno ad acque inquinate. È l'ambiente del pianeta, è l'ambiente in cui tutti viviamo. E siccome è in pericolo per le nuove generazioni, il riferimento alle nuove generazioni, che certo nelle leggi c'è sempre, perché non è che si fa una legge per quelli nati solo 40 anni prima, vuol dire che dobbiamo saper fare i sacrifici oggi che sono necessari perché figli e nipoti possano respirare aria respirabile e avere acqua bevibile tra 20 anni e 30 anni.